Che cosa mi sta a cuore? Da quando ho avuto 36 anni ho desiderato che la verità di Gesù potesse tornare ad esistere concretamente tra di noi. Io sono convinto che se noi gli dessimo spazio e confidenza nel nostro cuore, il mondo risolverebbe tutti i suoi problemi. Però nel corso della mia vita ho capito che il pensiero di Gesù è stato traviato da coloro che cercano il successo in questa vita, grazie proprio al suo pensiero. Ma Gesù non agì in modo che ogni uomo potesse trovare la soluzione ai problemi della sua vita in questo mondo qui. Sapeva molto bene che questa vita è solo il primo tempo di una vita infinita. Sapeva che è come il primo tempo di un campionato illimitato in cui è meglio perdere la prima partita per capire appieno il senso della sconfitta e poi vincere per sempre avendo capito il segreto. Ma gli uomini non accettano di perdere la prima partita. Senza una grande fede nella vita eterna, desiderano raggiungere il successo in questa. E la stessa Chiesa di Gesù si è adattata a perseguire il successo in questa vita. Se il Papa ripete la verità di Gesù, non è capito da chi pone la sua aspettativa solo su questa vita, la quale in verità è solo il prologo di una vita che poi esiste in un modo indefinito, attraverso l'accettazione della logica del mondo. Il Papa di Roma diventa comprensibile e apprezzato, sebbene non sempre, quando per esempio va contro alle richieste della maggioranza, che per esempio desiderano che le donne diventano sacerdoti, o quando non ammette l'aborto, l'eutanasia, il matrimonio tra i gay. Per fortuna, almeno su queste pietre miliari, il Papa si oppone alla logica del mondo, che vorrebbe vedere non Dio, ma la maggioranza che decide ciò che è bene e ciò che è male. Però sugli altri aspetti, la logica del Papa segue pari pari la logica del mondo. E tutti vedono come non spinge ad una vita che sia eroica, ma normale, pacifica, tranquilla. Gesù invece disse: se voi fate bene e amate solo chi vi ama, ma fate qualcosa di speciale? Anche la gente per bene fa così. Io da voi voglio di più. Io desidero che voi facciate il martirio della vostra vita. E se non in questa vita vi caricate sulle vostre spalle la vostra croce e mi seguite,
voi non siete miei discepoli. Ora, capite bene, Gesù idealizzò di caricarsi della croce in questo mondo, ma non a costo di sacrificio. Questo fatto come un dono gratuito, perché la croce fosse alzata sulle proprie spalle solo per il bene degli altri. Gesù pensò che era giusto arrivare persino ad odiare la propria vita, ma sempre a favore e a beneficio degli altri. Se voi volete essere miei discepoli, cedete alla violenza, andate a cercarvi il nemico per dargli amore in cambio dei maltrattamenti che voi avrete in cambio. Io vi mando come pecore tra i lupi. Qui io desideravo di ripristinare il disegno, quello originale di Gesù. Volevo che fosse ripristinato, riportato alla luce, ma come era e non come è stato ridotto dopo 2000 anni di studio da parte di tutti coloro che, nel tentativo di adattarlo al bene da aversi in questo mondo, hanno cercato la pace nel conforto e non in quella pace di Cristo, che è nota solo quando c'è la gioia del martirio e del sacrificio personale offerto per il successo degli altri. Vedete, può sembrare assurdo per questo mondo, questo che io vi dico, ma solo quando ciascuno lo fa, solo allora questo mondo sarebbe salvato nella libertà e ciascuno non avrebbe il modo di sacrificarsi a favore di un altro, quando lui desidera addirittura di morire per te. Questo è il vero bene. Si poggia sull'offerta eroica di se stessi e non su quel valore di una giustizia che non si poggia su niente, ma vi dà una cosa priva assolutamente di tutto quanto possa essere offerto in termini di vero altruismo, di vera bontà e di vero amore. Dopo io, partito da questo desiderio puro, sono stato afferrato dal disegno di Dio che mi ha portato ad essere un filosofo della scienza, davvero capace di portare a soluzione i problemi più grossi aperti oggi. Ma questo non per mia capacità, solo come un bellissimo dono fatto a me da Dio, in modo che io, a mia volta, lo potessi donare agli altri. Ma in ciò ho una quantità di avversari, di nemici. Ma io, non adeguandomi al loro sentimento, offro amore in cambio a questi loro maltrattamenti. Verso persone che oramai potrebbero essere miei figli e perfino miei nipoti, visto che ho 73 anni.